Vi introdurrò a questo convegno e poi lascerò la parola agli illustri relatori e agli amici che succederanno a questo microfono. Io vi ringrazio, ringrazio innanzitutto questo sito, ringrazio la banca, ringrazio tutte le istituzioni presenti, tutti i comuni del territorio, dei territori, così entriamo subito in merito. E vi presenterò poi volta in volta coloro i quali porteranno sia i saluti sia i loro interventi. Io credo che uno dei miei pensieri oggi vada anche a quello che ci circonda fuori, d'altronde territorio a territorio riguarda anche la parte del mondo che sembra così lontano da noi, ma che a volte, ahimè, come le tragedie come quella di oggi, ci riportano anche alla vicinanza, quindi alle vittime di questo terrorismo, di questo cancro quasi inestirpabile che dobbiamo sempre combattere e per il verso il quale dobbiamo avere sempre uno sguardo di attenzione. Infatti, il territorio e i territori, se noi volessimo e se noi dovessimo oggi invertire queste parole, cambiare le parole del tema che caratterizza questo convegno, noi vedremo che il senso non cambia. Possiamo veramente giocare con le parole, il titolo di questo convegno, e il senso non cambierebbe comunque. Se prendiamo Acquaviva, che in questo caso è la location di questo nostro incontro, come territorio, come un territorio, se guardiamo ai territori, mi riferisco ai comuni vicini, il comune di Monsampolo, ringrazio il sindaco di Monteprandore, alla stessa provincia, al comune di San Benito del Tronto che ha mandato un suo rappresentante che poi saluteremo, perché dal territorio ai territori significa avere e sviluppare concetti di accoglienza, significa semplicemente questo, di confronto, di scambio, di crescita, di valorizzazione, in generale di coltivare una speranza più della paura. E quello che accade oggi anche nel mondo un po' più vasto ci dice che troppo spesso noi viviamo vittime di paure, votiamo sotto l'effetto di paure, oppure ci fanno rivotare sotto l'effetto di paure, oppure non ci fanno votare per niente sotto l'effetto di paure. E quindi da una stagione di paure e di esasperazioni ci sentiamo sempre più vocati a criticare, a prescindere. Oggi quello che spesso tanti di noi fanno è puntare il dito, si critica, a prescindere, noi esprimiamo la critica. E in questo modo coltiviamo un esercito di critici, un esercito di indicatori di problemi e non c'è nemmeno un soldatino che ci indica una soluzione, una strada, una meta. E quindi accade spesso che ci fermiamo tutti a guardare il dito piuttosto che la luna. E così siamo pronti per un grado di consenso, spesso a rinnegare quintali e quintali di buon senso. Dicevo che il primo che si alza e grida di più sembra che tira di più, che sia vincente. Tanto poi, quando la voce verrà assopita, cambiamo immediatamente cavallo, senza problemi. E così passiamo dal nuovo di ieri al nuovissimo di domani. Senza studiare, senza approfondire, senza formarci, barattando la lungimiranza per il corto respiro, purché sta bene il mio orto. E quindi ci giochiamo anche una dose importante di tempo, perché non abbiamo la pazienza di aspettare, di vedere crescere e coltivare quella che è la nostra, dicevo prima, speranza. Tutto in nome, ovviamente, della democrazia, diretta o indiretta, a seconda delle proposte che vi dicevo, purché però si faccia in fretta questa cosa. E allora io mi chiedevo, e così lo lascio anche ai relatori, a cosa serve un convegno del genere? Perché bisogna fare un convegno del genere? Serve a qualche passerella all'ennesima per dire una parola? Serve per dire che ci facciamo due foto, poi le mettiamo su questi maledetti e benedetti siti, così attestiamo che siamo esistiti anche noi questa sera? Invece questa è una manifestazione che ha bisogno, per essere approfondita, di grande fatica e di grande pazienza. Proprio la pazienza di formarsi e crescere su queste cose. E allora, siccome qui ci sono degli illustri amici, io dico, non fermiamoci a cosa coltivi, ma come coltivi, a cosa mangi, ma come mangi, a cosa vendi, ma come vendi, a cosa governi, ma come governi. Ed è a volte una dose di incomprensione, può nascere da incontri di questo tipo, perché molti possono dire, ma questi, un'associazione come il laboratorio della Riva, per esempio, che cosa vogliono? Certo che nessuno di noi, lo dico al vescovo emerito usando un termine caro alla Chiesa, nessuno di noi, eccellenza,
vuole rifiutarsi di leggere i segni dei tempi, allora c'è bisogno che pure qualcuno cominci a scrivere questi segni, questi nuovi segni dei tempi. E possiamo scriverli quando siamo disposti a rischiare. Che cosa? La storia, la nostra storia, la cultura, anche alimentare, l'arte, anche quella culinaria, il pensiero, cioè il sapere, e la politica, l'economia e tutto ciò che ruota intorno a questi grandi concetti esistenziali. Con tutto quello che forse non paga subito, perché Pietro Baresi, il nostro povero contadino, ce lo insegna, che il contadino segna, ma non è detto che toccherà a lui quel raccolto specifico. Però se non ci fosse stato chi ha seminato, le nuove generazioni non avrebbero nulla da raccogliere. Ecco perché è importante un convegno come questo. E con questa logica noi abbiamo affrontato questo tema, che è una chance della nuova generazione, non ha grandi ambizioni, però sta lì, si colloca lì, però si colloca in una responsabilità decisiva che compete a tutti noi, i signori che sono dietro questo tavolo e quelli che sono in sala e quelli che sono fuori. Quindi dal territorio ai territori significa non certamente l'autarchia, non certamente l'autoreferenzialità, ma riaffermare un'identità che è riconosciuta, questa è la storia, e che deve diventare riconoscibile dovunque noi ci muoviamo. Identità uguale dignità uguale consapevolezza, cioè cominciare a guardarsi in faccia, e questa è una sfida decisiva per i comuni, soprattutto più piccoli, che albergano in certi territori. Guardarsi in faccia. Voi mi perdonerete se uso oggi molta poca diplomazia, però credo che sia così. Se si comincia a ragionare che la tua ricchezza è la tua, che la mia ricchezza è la mia, che se stiamo insieme siamo ricchi il doppio, ma soprattutto siamo poveri a metà. Se riuscissi a passare questo linguaggio anche nel panorama dei governi locali, probabilmente faremo grandi passi avanti. Certo, ci vuole chi rischia in primis. Chi ha più filo da tessere può tessere. Bisogna riaccendere desiderio e curiosità intorno a certe manifestazioni. E il desiderio e la curiosità ci evitano di vivere un mondo in pantofole. Il mondo in pantofole è il mondo che crede che tutto funziona semplicemente dentro un display. E quindi stiamo tutti tranquilli, perché quello che ci dice questo display è tutto a posto. Qui c'è il professore Sociaro che potrebbe allargare il ragionamento sulla società tecnocratica, eccetera, ma io non c'entro nel merito. Perché così a volte, dentro un piccolo display, diventiamo, caro professore, tutti sudditi e molto meno cittadini. Questo è il concetto di base, il concetto di cittadinanza. E allora, tradizione, io vado da dove vengo. Io vado da dove vengo, sembra un gioco di parole, ma è così. La tradizione è la prima eredità sociale gratuita e spesso nemmeno scritta che tocca a ciascun cittadino, la prima. E allora non bisogna scimmiottare di diluire le tradizioni, non bisognerebbe renderle adattabili per qualche euro in più, ma bisogna giocarsele fino in fondo. Prendendole per quello che sono, un'eredità si accetta. L'eredità si accetta. La tradizione è la cinghia di trasmissione dentro il grande motore della civiltà, di tutte le civiltà, dentro le grandi tradizioni di un popolo. Ecco perché la tradizione diventa popolare e non è populista, per usare un termine in voga di questi tempi. E le tradizioni mirano all'essenziale. L'essenziale, diceva Saint-Exupéry, è spesso invisibile agli occhi. L'essenziale non teme il confronto, proprio perché è essenziale. Non teme la contaminazione nel senso buono del termine, non teme lo scambio, non teme la comparazione, non teme il sapere. Ora, una manifestazione come Secondi a Nessuno è un veicolo di contaminazione. Lo è Secondi a Nessuno, lo è per esempio il prodotto topico con cui questa manifestazione è gemellata, che quest'anno tocca 7 regioni italiane che si misurano sui saperi e sulle tradizioni. Ed è una manifestazione, questa in Secondi a Nessuno, che non ti pone il piatto davanti, così com'è, ma te lo presenta, ma nel senso fisico, piacere, io sono questo piatto, vengo da questa storia e voglio andare in questa direzione. Quindi è un dato positivo, è un dato dinamico, è un dato che diventa sfida, che diventa competizione positiva, che diventa aspirazione a migliorare.
e che diventa un assioma piuttosto scontato. Guardate, è sempre meglio stare in pace che stare in guerra, è paradossale ma è così, in ogni circostanza. Ed ecco perché l'alleanza tra istituzioni, tra classe dirigente, tra economia, tra società, diventa fondamentale. Questa è la società civile, se no cos'è questa tanto vituperata società civile? Qui, in manifestazioni come queste, si misura anche la società civile. E c'è il progetto. Progetto significa gettare avanti, precedere. Qualcuno dice gettiamo avanti il cuore oltre l'ostacolo, va bene, però poi ci vogliono anche i fatti. E i fatti, signori cari, li fa chi governa. E la verità è quella, ci sono quei passaggi decisivi, le responsabilità precise di chi governa. Questo è il carico, perché altrimenti vinceranno sempre quelli che urlano e che sono nascosti dietro a chi urla di più. Allora, dobbiamo fare dei passi avanti. Io faccio una proposta concreta a questa manifestazione, a queste istituzioni, a questa associazione. L'altro giorno c'è stata la firma tra l'ANCI Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale, che coinvolgerà tra l'altro il master con la scuola alberghiera di Giulianova, eccetera. Partita da una manifestazione come prodotto topico, si è arrivati a chiudere con la Regione Abruzzo un accordo formale. Oggi è questa la sfida, lo dico al Presidente Caetani, al Sindaco, all'Onorevole, questa è la sfida, per allargare e per formare i saperi dei ragazzi. Questa è. Sono partiti da, tra virgolette, l'apparenza di una sagra per arrivare oggi a firmare con la Regione Abruzzo, con il Presidente della Regione, eccetera, un tipo di percorso del genere, che li coinvolge concretamente, quando di concretamente significa anche con qualche dindino in più, perché ci vuole anche questo. Ora, e chiudo, questo territorio c'è, questa sfida la vuole accettare? Io mi sento integrato anche in questo territorio, per motivi affettivi, non lo sono, ma anche se non fossi di questo territorio, oggi sono qui, mi sento di questo territorio, non sono un UFO. E intorno al tavolo, quindi bisogna sedersi tutti, non solo per mangiare, la cosa la faremo stasera anche con un gatto toc di Pietro Parisi, ma questo è il modello, e il modello forse è proprio, lo dico, uno è Pietro Parisi, che magari all'inizio rinuncia ai riflettori proprio per quel seme buttato lì, e lo segue, sta lì con fatica, con la pazienza del contadino, e poi ha dei risultati che poi gira lui e con il quale poi ragioneremo. Per chiudere, io credo che questa scommessa sia estremamente importante e che sia arrivato forse il momento per questa manifestazione e per tutti noi di alzarci in piedi. Si dice che nessuno conosce la propria altezza fin quando non si alza in piedi. Questa credo che sia la scommessa, questo è il rischio, questo è l'impegno, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie, buonasera, benvenuti, ringrazio per la vostra presenza, ringrazio Pietro Parisi, che conosciuto così per conto di un amico comune, e già, soltanto già a prima vista, la prima volta che siamo andati a trovarlo, ha accettato l'invito facendo magari affidamento soltanto sugli occhi, senza sapere che cosa dietro c'era le persone che ha avuto modo di conoscere. Grazie a tutte le autorità, ai presidenti, al Marchetti, al presidente della banca, che come sempre ci concede questa magnifica sala. Grazie a tutti voi. Noi abbiamo forse scelto un orario, come sempre ci succede, non sempre più felice. C'è stato quando si pensava a questo convegno, non si pensava al mondiale, non si pensava all'Italia, non si pensava a tutto, quindi tutto è collegato agli eventi che vengono dopo. Però gradirei che di questo sia il momento fondamentale, oltre a quello che viene dopo. Cioè, sono questi momenti dove nascono le idee, dove certe idee si consolidano e dove forse troviamo a porto lo spunto per trovare un motivo in più per stare insieme. Ecco, io a nome dell'associazione Terraviva, che ormai dal 1999 persegue strade diverse, ma da 10 anni a questa parte, ha cercato in tutti i modi di valorizzare l'artigianato attraverso un lavoro così nascosto di alcune donne, di 10, 5, 6 strada facendo, ci siamo persi un po',
ma quelle che hanno cercato di mantenere in piedi una tradizione, l'unica, in tutto il suo genere, quella del lavoro della paglia. Poi è nata la zicagna che anche lì si vuole mantenere in piedi quelle che sono le tradizioni, anche verbali, la storia, quello che è entrato in qualche modo nell'immaginario collettivo del paese, riproponendolo ogni anno in modo diverso, con attori di strada, di soci che si improvvisano attori. E voglio approfittare questa sera anche per dire un grazie di cuore, permettete che lo faccia, a tutta l'associazione nella sua completezza, ma soprattutto a quelle donne che grazie a loro tutto questo è ancora possibile. Se Terraviva riesce a portare avanti la zicagna, se Terraviva riesce a portare avanti il discorso delle pagliarole, se Terraviva riesce a portare avanti questo secondi a nessuno, che in qualche modo state facendo, sta diventando un modello che in qualche cosa ci fa piacere, cioè quello di che tutti quanti stanno ritornando alla riscoperta. E quando Angelo mi parlò di Pietro, mi disse c'è così così, io già avevo avuto modo di vederlo, di seguirlo, e pensai subito che Pietro poteva essere la persona alla quale quest'anno dovevamo conferire il nostro premio, il premio della Crolla d'Oro. Che cos'è la Crolla d'Oro, Pietro? La Crolla è quel semplice vimine che tiene insieme la paglia, che le donne in passato, nel nostro tempo, riuscivano a realizzare per arrotondare quella che era l'economia della famiglia. Era un lavoro umile, ma era un lavoro che aiutava di parecchio l'economia familiare. E nel tempo questa tradizione è andata scemando. Noi stiamo cercando con tutti gli sforzi di mantenerla ancora in vita, di portarla a farla conoscere in tutte le parti. Siamo stati, grazie anche all'amministrazione a Milano, alla manifestazione delle bandiere arancioni. Siamo in tutte le manifestazioni che ci chiamano e portiamo avanti questo umile lavoro, fatto che quando lo vedono non credono ai loro occhi. Poi, grazie alla fantasia di alcune di queste donne, questo non è stato più, non è diventato soltanto semplicemente un lavoro che ricorda l'antico, ma è diventato anche qualcosa di moderno. Con la paglia sono riuscito a fare gli orecchini, collane e altri prodotti che possiamo oggi produrre. E dicevo, perché il premio a Pietro? Che Pietro viene da una zona che sta cercando di combattere e portare avanti, facendo vedere che non è quella che si vede, la terra dei fuochi. Se c'è un fuoco è quello che anima il coltivatore, è quello che anima Pietro. Se quella terra è stata martoriata è colpa di chi quella terra l'ha trasformata. E noi in qualche modo Acquaviva, io amo definire il mio paese, per il quale sono stato anche sindaco per troppo tempo, il paese dei fuochi di paglia. C'è una differenza sostanziale, cioè l'acquavivano si entusiasma, si accende con facilità, ma poi con facilità perde la sostanza, non rimane come la legna, come il buon albero lascia il carbone che puoi riaccendere, e riaccendere di volta in volta è faticoso. Ecco, io gradirei che questa nostra manifestazione, di secondo a nessuno, non fosse un poco di parte. E quindi la scelta che abbiamo fatto è perché tutte, a partire dalle autorità politiche, dai sindaci presenti, dal mio sindaco, dalla provincia, nei modi e nelle possibilità che hanno di starci vicino, insieme ai comuni, insieme alle altre associazioni, perché questo diventa un qualche cosa e vuole essere un aiuto, uno stimolo, così come io sono, eccellenza, un partito di Sant'Agostino, sia dal punto di vista pedagogico e anche dal punto di vista teologico. Sant'Agostino diceva che il maestro deve dare degli aiuti all'alunno, di cui l'alunno poi si servirà per crescere e per aumentare il proprio sapere. Ecco, andando un po' oltre il pensiero di Sant'Agostino, voglio dire che la nostra associazione vuole essere questo, con le idee vuole dare il proprio modesto contributo al nostro paese in primis, al nostro territorio per poter crescere insieme. Poter crescere insieme perché crescendo noi possiamo crescere, far crescere tutto, da un punto di vista umano, da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista sociale. Sono nato ad Adria, un po' la capitale di quelle tre regioni che fecero del mio regno
di Napoli, uno Stato nello Stato, e che ci arriva gli acquari d'Aragona. Questa sponda, oltre il Tronto, fa parte del noto Marcuzzo, cioè della linea di continuità Marche-Abruzzo, che nel quadrilatero Terno, Giulianova, Ascoli e San Benedetto vede la santificazione di una realtà peculiare che oltrepassa i confini amministrativi. Questo lo sappiamo noi che viviamo qui, naturalmente la cosa dovrebbe avere anche una rappresentatività più ampia, perché quando si parla di territorio dovrebbe essere anche detto che deve essere caratterizzato dalle sue specificità, dalle sue tradizioni esclusive, ma anche da alcuni dimensionamenti, che se il territorio è troppo piccolo non riesce a reggere il confronto, se è troppo grande, lo dimostra tutto quello che riguarda la caduta dell'impero romano, le cose enormi non sono più controllabili, e allora dobbiamo avere anche l'idea di un dimensionamento. Queste cose venivano studiate addirittura nella politica di Aristotele, in cui ci si domandava quanto ampio dovesse essere uno Stato per poter mantenere i propri governanti. Cosa bellissima che, come sempre, dagli oggetti di riflessione semplici, che molto sempre ritiene amene, perché? Perché il paradosso è strapunto fisico. Il paradosso molto spesso è portatore di verità. Allora, in questo caso io suppongo, in battute, non pretendo di fare lunghi discorsi, però vorrei entrare nei termini del territorio, di che cosa significa poterlo considerare in quale maniera, perché è apprezzabile più di altre cose che il territorio non sono, e via discorrendo. Che in una qualche maniera ci mette nel grande trema tra localismo, globalizzazione e locale, che sarebbero un po' i termini che voi avete affrontato, che quando vedete al territorio e territorio avete già dato un'opzione, avete sposato il locale, cioè vi piace il territorio ma vi piace la contaminazione tra i territori, come dire, non un territorio autarchico ma un territorio aperto agli scambi ma con altri territori, non con un globale non determinato, che sempre per far sorridere l'amico sindaco, a cui voglio molto bene, diciamo non esiste, perché quando parliamo del globale, chi è il globale? Lo siete mai domandati? Quando si fa il confronto tra locale e globale, sarebbe come il confronto tra due soggettività. Ora il locale, il suo territorio, che va definito, eccetera, si individua. Ma il globale che cos'è? Dice bella tradizione della Chiesa, che ci ricorda un latinorum che solo noi abbiamo dimenticato, perché altrove quelli che capiscono le cose di pregio lo studiano, è un flatus vocis, come diceva Occam, è un nominalismo, è un termine che sta per definire in astratto una cosa che non c'è. Perché cos'è il globale? È un locale che vuol diventare egemone, o che già lo è, si chiama neocolonialismo, punto e basta, senza tanti ragionamenti secondari. Dice, noi dobbiamo stare attenti al globale. Chi è il globale? Quando lo vai a definire nome, cognome, paternità, è un territoriale locale, il quale è diventato sufficientemente robusto da essere anche prepotente, che vuole esercitare la sua egemonia, per cui è globale. Ma questo ha il nome, il cognome. Lo abbiamo fatto noi in Europa per tanti anni, quando abbiamo sviluppato una politica coloniale in cui dicevamo che volevamo esportare la civiltà, cioè il pensiero unico, che era la civiltà che portavamo noi. Oggi c'è esattamente la stessa cosa. In alcuni luoghi si annidano dei locali molto ben dotati, poi possiamo anche un po' parlare, che se no non abbiamo il termine del confronto, puoi parlare del territorio, puoi parlare dei territori e non parli dell'extraterritoriale, devi avere il confronto su cosa territorio non è. Allora in questo caso prendiamo in considerazione il fatto che il globale non esiste, esistono solo i territori locali, e quelli che si spacciano o che si autorappresentano o che si narrano come globali
sono semplicemente dei soggetti egemonici che tendono alla omologazione, perché qualsiasi differenza neutralizza la loro egemonia. Esempio concreto subito: quante specie di maiale avevamo? Ora, sul principio di varietà biologica, dal seme al maiale, tutti quanti sappiamo che difendiamo, almeno a parole, che la varietà biologica è più importante della monocultura. Se tu ammazzi la diversificazione delle varie sementi e le riduci a uno solo, cosa succede? Hai semplificato? O hai complicato maledettamente tutto? Perché ti sei affidato, rispetto alla varietà, di una selezione di millenni che di quel seme locale ha dato un genoma in grado di resistere agli attacchi, o che comunque non era già stato strutturato completamente, cosa fai? Sostituisci un seme unico, il quale non è più locale di acquavir o di altro, di pasto, quello che vi pare, ma è di uno solo, si chiama Monsanto, nome e cognome, lo sappiamo tutti quanti, il quale può abitare dovunque, è ubiquo, volendo può prendere in affitto anche un monolocale a Giulianopoli e fa diventare rappresentanza mondiale. Maestro di cucina, artista di gusti ed emozioni che attingono ai sapori della memoria e della tradizione contadina, creatore di piatti unici, accoglienti, che nulla sprecano e che molto offrono e insegnano. Testimone concreto di uno stile culinario e gastronomico che valorizza appieno le risorse territoriali. Promotore della valorizzazione e dell'uso di prodotti naturali e artigianali veri ed autentici. Artefice del rilancio e della scommessa di una nuova vocazione di produrre e di consumare. Ambasciatore delle peculiarità e delle capacità di un territorio e dei territori. Gradito e prestigioso amico del Festival di Cucina Rurale Secondi a Nessuno, con stima e gratitudine. È un po', ma sono rientrato da pochi ore da New York, quindi c'è ancora un po' il fuso da niente. Volevo ringraziare il Presidente, ad Angelo, che oggi hanno avuto la mia presenza qui, e per questo premio anche al Sindaco e a tutti quelli che sono qua presenti. Sono un giovane, ho 34 anni e giro un po' il mondo da quando ne avevo 15. Porto in giro un po' la mia esperienza di vita soprattutto, non dico solamente professionale. Ho iniziato a girare il mondo da quando avevo 15 anni e portare in giro un po' il mio territorio. Vivo a Palma Campania e sono nato a Palma Campania, un territorio della Campania, un po' difficile soprattutto in questi anni vivere in quei posti, ma soprattutto conosciuto un po' come la terra dei fuochi. Faccio il cuoco e quindi per anni ho girato per grandi cucine, soprattutto stellate e alberghi a 5 stelle di lusso. A 25 anni, quando avevo raggiunto il mio massimo nel successo, quando appunto ero uno chef di un albergo molto famoso a Bucciara Rapo di Dubai, 7 stelle, e guadagnavo molto bene, rompo questo sogno e ritorno di nuovo a Palma Campania. Scelgo la strada più difficile per me, perché nasco da nonni contadini, i miei nonni erano contadini, mio padre lavorava con mio nonno, quindi siamo nati e cresciuti in terra di campagna e soprattutto, io dico sempre, i miei primi passi li ho dati in un campo di pomodori. La mia vita non è stata mai semplice da quel punto di vista, anche soprattutto oggi vivo un po' agiatamente, ma la mia vita non è mai stata così agiata anche economicamente. Quindi capivo soprattutto le difficoltà in quei momenti nel 2005, quando si espandeva la terra dei fuochi, quelle persone che vivevano un grave problema, soprattutto dei loro prodotti. Soprattutto vivere e soprattutto veder contrastare persone che vengono denominate come persone che hanno creato la terra dei fuochi, soprattutto gente che aveva solamente zappato la terra fino a 60 anni. E avere rughe e calli in mano così profondi ti fa molto male, soprattutto come mia nonna e mio nonno, che per anni non avevano conosciuto altro che il lavoro e la zappa, e veder piangere perché per alcuni quella era la terra solamente di camorra e terra di fango, fango dove appunto erano sommersi di rifiuti, ti faceva veramente male. E soprattutto dicevo, io in un territorio puoi chiedere a un territorio quanto ha dato.
In quel momento non avevo dato nulla per quel territorio e avevo solamente preso quelle grandi esperienze di vita e portate in giro per il mondo che mi stavano regalando il successo. Allora cosa ho fatto? Sono ritornato in quel posto, ho scelto la strada più difficile, ho comprato il mio primo ristorante nel 2005 e ho cominciato un'attività alberghiera. È stato difficile perché in quegli anni, quando la campagna non era riconosciuta per un ambiente bello, soprattutto neanche per le strade gourmet dove andare a mangiare, ma era una terra appunto conosciuta in quel momento, terra di camorra, terra di cuto, terra di fabbrocini e terra di altre persone che non hanno fatto un ottimo business. E invento questo ristorante denominato Era Una in quel caso. I miei nonni, mia mamma e mio padre contrastano questa mia venuta, non volevano che ritornassi a Palma Campania perché dicevano che stavo facendo una grande scelta assurda. Ma io ci credevo e dicevo che forse la strada giusta era quella. Quando nel 2005 si parlava di cucina molecolare, si parlava di cucina gourmet, io inizio di nuovo a parlare di cucina di tradizione e cucina contadina. Oggi siamo nel 2016, molti parlano di cucina di tradizione, rompono la tradizione per mettere dentro appunto la loro invenzione. Noi abbiamo cominciato nel 2005 questa grande innovazione. Oggi forse stiamo vivendo appunto quello che è l'onda del successo, lo dico sempre. Io dal 2013 comincio a vivere questo grande successo con la mia terra. Quindi ritorno a Palma Campania e inizio la mia prima attività in tre persone, io, mia mamma e mia sorella. Vi dico che è stata una cosa assurda perché anche le umiliazioni sono state date per questa mia scelta, ma le abbiamo prese anche le umiliazioni, oggi prendiamo anche i successi. Iniziamo, oggi siamo nel 2016, non abbiamo più una sola attività, ma ne siamo sei di attività, e non abbiamo più io, mia mamma e mia sorella, ma ne siamo 33, abbiamo un'azienda di ristorazione che non fa più 10 o 20 mila di fatturata all'anno, me ne fa quasi 2 milioni di euro da quest'anno. E Pietro Parisi è diventata una filosofia nel mondo, quindi a quelle persone che forse in quegli anni non credevano in Pietro Parisi, oggi magari cercano di diventare amici. I miei veri amici non sono i businessmen, come dico in quel caso, ma sono i contadini che abbiamo dato appunto approccio e abbiamo dato forza in quegli anni di difficoltà di credere in quel territorio e di aiutarci. Noi nel 2010 abbiamo venduto parmigiano di melanzane a American Airlines, perché in quegli anni venivano le multinazionali a comprare in quei mercati melanzane a 15 centesimi. Noi le abbiamo stoppate, le abbiamo comprate noi, pagandole un prezzo equo a 80-70 centesimi al chilo. E oggi sono ancora nostri complici questi contadini, ci aiutano ancora e tutti i giorni compriamo in quei mercati. E, come dico sempre, bisogna crederci, noi ci abbiamo creduto e soprattutto intorno a noi abbiamo una cosa molto importante, leghiamo con i giovani in quei territori che non vogliono abbandonare, combattiamo la camorra, e quella esiste dappertutto, ma non esiste solo in Campania, e vedo che in tutto il mondo esistono camorre da qualsiasi parte, cioè poi ogni cosa è una cosa di mafia, e soprattutto crediamo in quei lavori di tradizione, perché per noi la tradizione è fondamentale, soprattutto anche se vuoi un'ottima innovazione. Non puoi avere un'ottima innovazione se non conosci la tradizione. E noi da quello partiamo. Partiamo dalla tradizione, rompiamo la tradizione e mettiamo dentro l'innovazione anche nei nostri piatti. E la gente, e soprattutto quelli che ritornano nei nostri locali, si emoziona perché rivive appunto la tradizione, ma proiettando nel futuro. E questa è la cosa più bella, che anche i giovani credono in questi. Pochi mesi fa ho incontrato due giovani che appunto avevano quasi 30 anni, erano dei laureati, due in economia e commercio. Sono ritornati nella nostra terra perché hanno detto abbiamo visto te e vogliamo rifare quello che hanno fatto i nostri nonni, perché appunto c'è stato un grande problema, che la generazione dei nostri nonni, poi ci sono i nostri genitori e adesso ci siamo noi. Quelli che erano i nostri genitori ci hanno un po' deviati da quelle che erano le tradizioni, perché pensavano che fare il dottore o fare altro era più gratificante, invece no, forse zappare la terra era ancora meglio di essere un dottore.